il campionato di prima categoria, girone C, continua a parlare sempre più il dialetto soveratese. Difatti è ancora una volta la città di Soverato sugli scudi per aver battuto per 2-0 la seconda in classifica, il Bevongi Bazzano. Una partita complicata, quella della squadra di Matteo Il Gro, ma che come al solito, controllando e sapendo ripartire e approfittando dei momenti giusti, riesce ad avere la meglio sulla squadra regina. Un 2-0 segnato da Marino e dal solito Ventura, a proposito capocannoniere, insieme a Cariati della Pino Donato Taverna con 9 gol, e quindi questa città di Soverato adesso allunga, erano 4 prima i punti di vantaggio sulla seconda, adesso diventano 5 perché al posto della Bivongi è subentrata la Promo Sport di Lamezia, 17 punti, che è andata a vincere 3-0 a Catanzaro Sala contro la Prasar. Risale anche appunto la Pino Donato Taverna, che si porta a 15 e raggiunge il Bivongi Pazzano. Una partita abbastanza complicata con la Stella Mileto, che era andata sul 2-0, ma poi alla fine si è voluto un gol di Cariati proprio al 93esimo per vincere la gara per 3-2. E quindi una squadra del Pino Donato Taverna che ha anche l'opportunità di risalire anche ora in classifica, portarsi potenzialmente in seconda posizione a 18 punti, dovendo recuperare mercoledì prossimo la gara contro il Real Montepone, che oggi ha riposato, ma certamente la squadra di Pisano non ci sta a fare da sparring partner alla squadra di Taverna, e venderà certamente cara la pelle se vuole ancora restare nelle zone alte della classifica. Per il resto della giornata va bene ancora il Piscopio, che è in casa, ritira un secco 4-0 alla malcapitato Laureana, che ormai adesso è diventato ultimo in classifica con 4 punti e che vede allontanarsi sempre di più anche le altre squadre. Pensate che il Sant'Onofrio, che ha cambiato allenatore in settimana, è riuscito ad andare a vincere al Sersale 2-1 dopo che era andato anche in svantaggio per 1-0. Non riesce ad andare al di là del pareggio esterno il Pizzo, che pure aveva segnato per primo a Rosarno, e la partita finisce per 1-1, ma a questo punto il Pizzo comincia ad allontanarsi sempre di più dalla testa alta della classifica, 12 punti appena, e ha giocato tutte le partite, quindi sono ben 10 punti di distacco dalla vetta della classifica del Città di Soverato. Per ultimo segnaliamo la seconda vittoria casalinga per il Palermiti, questa volta ai danni di una Real Fabriciese. Un gol di De Feo all'inizio di partita porta alla squadra di Maurizio D'Amico questi 3 punti importantissimi, che intanto allontanano la squadra del presidente Truglia dall'ultima posizione in classifica. Adesso sono 3 i punti di vantaggio, domenica scorsa erano 2, lasciando la Rosarnese a 6 e il Sant'Onofrio a 5, avvicinando anche proprio Prasar, Sersalese e Real Fabriciese, che si trovano a 9, 10 e 10 punti. Quindi un campionato che si giocherà domenica per domenica, si sta facendo questa ammucchiata al centro della classifica con le zone alte e zone basse che si differenziano dalle altre. Vedremo se il Soverato saprà mantenere questo passo, a cominciare da domenica prossima con la trasferta che dovrà fare proprio a Sant'Onofrio.